A spostare l'ago della bilancia, spingendolo a prendere una posizione, sarebbero stati gli ultimi pettegolezzi sul capitano e Bocchi nei quali è stata inclusa anche la figlia più piccola di Ilari e Francesco. Francesco Totti non ci sta. Il capitano si sarebbe stancato dei continui gossip sulla fine del suo matrimonio e sarebbe pronto a rispondere. Le indiscrezioni, più o meno vere che siano, sono moltissime e l'ultima, che tira in ballo anche i figli, non gli sarebbe andata giù. Ieri il settimanale che ha fatto una ricostruzione della crisi in casa Totti Blasi, la nuova vita di Francesco dopo che ha lasciato il calcio, la morte di suo padre nel 2020, l'iniziare a gestire i suoi social da solo togliendo l'incarico alla sorella di Ilari, l'incontro con Noemi Bocchi in un campo di paddle fino alla vera e propria bomba che il settimanale ha scritto ieri, Totti avrebbe portato a casa di Noemi la sua figlia più piccola, Isabel. Ilari avrebbe scoperto questo dettaglio non da poco e quindi avrebbe ingaggiato un investigatore privato. Tutto ciò avrebbe mandato su tutte le furie l'ex calciatore e secondo fonti a lui vicine, scrive il Corriere della Sera, vengono etichettate da Totti come gigantesche castronerie, falsità, bufale, maldicenze senza fondamento. Messe in giro da chi ha interesse a suscitare tanto clamore mediatico, sulla questione divorzio al momento tutto tace, i loro avvocati si sarebbero parlati in via informale, ma niente di più. Secondo il quotidiano, presto Totti sarebbe pronto a replicare a quanto in queste settimane è stato scritto su di lui, Ilari, i figli e anche Noemi Bocchi.